Io questo incarico lo accolgo ovviamente con l'impegno che è necessario e anche con entusiasmo, perché insomma quando parte una nuova avventura bisogna mettere veramente il meglio di noi stessi, con un approccio che è quello di riconoscere apertamente quelle che sono le criticità esistenti per cercare delle misure concrete per dare risposte e per risolvere per l'appunto le problematiche che ci sono. Ovviamente il mio compito sarà anche quello, insieme ai miei colleghi, di fare sintesi di quelle che sono le diverse posizioni, perché non sempre ci sono gli stessi pensieri o le stesse soluzioni prospettate, quindi sarà importante anche fare sintesi, perché se riusciamo a operare tutti nella stessa direzione, sono convinto che dei risultati riusciremo ad ottenerli. Sono tanti in questo momento i temi in gioco e si tratta in tutti i casi di temi complessi. Ovviamente, come sapete, ci si divide tra quello che è l'azione sul territorio e quelli che invece sono i servizi più propriamente ospedalieri. Rammentavo alcuni temi che mi stanno a cuore anche nella prima uscita che ho fatto, tra cui il dopo di noi. Sapete, c'è questa legge importante emanata a livello nazionale, ora hanno individuato i fondi da destinare alla nostra zona, che è quella del Val d'Arnaretino, che sono 320 mila euro divisi in 3 anni, che serviranno per l'appunto per la gestione del dopo di noi. Quindi ora sostanzialmente l'ente proponente, che possono essere i comuni oppure l'ASL, procederà a ricevere questi finanziamenti, ad indire un bando che servirà per l'appunto per gestire una struttura che assomigli il più possibile e ripeta il più possibile quelle che sono le condizioni che la persona diversamente abile viveva nella propria famiglia. Cioè un